Ben ritrovati, tra breve nel nostro TG vi parleremo della visita del Premier Matteo Renzi a Reggio Calabria. Lui ha detto la cambieremo questa regione, cambieremo il paese. Con lui il governatore Mario Oliverio che gli ha elencato le priorità di questa terra. Poi vi faremo vedere la dose, una dose del vaccino incriminato, se l'è ritrovato in casa un cosentino. Ancora un nostro viaggio nell'aviosuperficie a Sibari, da dove è partito il biposto che è precipitato a Ciro Marina. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, accolto da contestazioni a Reggio Calabria, lascia la città dello Stretto, salutato dall'applauso degli operai dell'Ansaldo Brera. Le proposte del neogovernatore Mario Oliverio al Premier, tra le priorità l'istituzione della ZES a Gioia Tauro. Ecco la dose del vaccino anti-influenzale incriminato che avrebbe causato la morte di 4 persone. Se lo è trovato in casa un cosentino che proprio stamattina avrebbe dovuto iniettarselo. La smetta o l'ammazziamo, la telefonata giunta al centralino della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. La minaccia è indirizzata al magistrato Giuseppe Lombardo, PM coraggioso che da anni si occupa di inchieste su mafia e affari. Avrebbe chiesto l'assunzione per la compagna e la sorella, minacciando l'associazione culturale che gestisce teatro e ristorante annesso. Il fatto è accaduto a Palmi, a finire nei guai Giuseppe Isola, 47 anni. Nell'aviosuperficie di Sibari c'è un silenzio irreale. Da qui qualche giorno fa è partito l'ultraleggero precipitato a Ciro Marina. Dopo la morte del pilota Maurizio Primavera, la procura ha deciso di scrivere nel registro degli indagati Carlo Rende, il passeggero rimasto ferito. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, la politica in primo piano con la visita del Premier Matteo Renzi a Reggio Calabria. È stato accolto da una protesta, lo vedete dinanzi ai cancelli dell'Ansaldo Brera. C'è stata una contestazione organizzata come preannunciato dalla FIOM CGL. Il Presidente del Consiglio poi ha parlato con i lavoratori, le contestazioni in attesa del Premier, c'erano i precari, c'erano gli operai in lotta che temono per il posto di lavoro, c'erano i pensionati. Poi nella prossima edizione faremo sentire anche le parole del Premier Matteo Renzi, che in sostanza ha detto cambieremo questa regione, cambieremo questo paese, il meglio deve ancora avvenire. Il Renzi era accompagnato dal governatore Mario Oliverio e dal sindaco di Reggio Calabria Falco Matà. Oliverio ha illustrato al Premier le priorità di questa terra, ha chiesto l'aiuto del governo, le priorità sono quelle dell'istituzione della ZES a Gioia Tauro e poi il completamento della Salerno-Reggio Calabria. Ma maggiori particolari con le parole di Renzi ve le forniremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Vi diciamo solo che Renzi, al termine della sua visita, è entrato nello stabilimento dell'Ansaldo Brera, ha visto i reparti e ha fatto delle promesse, ha detto qui costruiremo i treni europei ed è stato salutato con un applauso da parte degli operai. Cambiamo argomento, il vaccino che preoccupa tante famiglie. Era nel frigorifero di un cittadino della provincia di Cosenza una delle confezioni incriminate, quindi del vaccino anti-influenzale della serie che l'AIFA ha vietato di utilizzare. L'uomo stava per iniettarsela prima di ascoltare l'allarme lanciato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Intanto l'azienda sanitaria di Cosenza ha ritirato il vaccino anti-influenzale Fluad. Ma vediamo i particolari in questo servizio. 14:33:01.
Numeri impressi sulla confezione di una dose di vaccino anti-influenzale riposta nel frigorifero di un cittadino calabrese. Fino a ieri questa combinazione numerica non aveva un significato particolare, ma da quando l'AIFA ha lanciato l'allarme su due lotti di vaccini che avrebbero una correlazione con i decessi avvenuti in diverse zone del paese, chi stava per sottoporsi alla vaccinazione ha seguito il consiglio dell'Agenzia Italiana del Farmaco, controllando il numero di serie. Ed ecco che anche in provincia di Cosenza qualcuno ha scoperto di avere una delle dosi sospette. Naturalmente gli effetti collaterali del Fluad sono tutti da verificare e il divieto di utilizzo e la sospensione delle vaccinazioni messe in atto in alcune regioni italiane sono soltanto delle disposizioni a scopo precauzionale, in attesa di effettuare gli esami necessari per stabilire l'eventuale pericolosità del prodotto. Ma intanto il nostro telespettatore, che ha riconosciuto la sigla comunicata dall'AIFA insieme all'altra combinazione numerica 142701, può tirare un sospiro di sollievo. Solo per una pura casualità aveva deciso di posticipare l'iniezione che avrebbe potuto creargli problemi. Anche in questo caso la dose segnalata proviene dal canale pubblico, pare dal medico di famiglia e non da una farmacia. Dal canto suo la Novartis, casa farmaceutica produttrice del Fluad, è intervenuta con una nota in cui si afferma la piena fiducia nella sicurezza ed efficacia dei propri vaccini anti-influenzali e che è stata effettuata una revisione preliminare dei lotti di vaccino interessati. L'esito di tale revisione ha già riconfermato la qualità e la conformità del vaccino. È giusto ricordare che l'AIFA ha rimarcato l'importanza dei vaccini, risorsa preziosa e insostituibile per la prevenzione dell'influenza stagionale e delle sue complicanze, che determinano la morte di 8.000 persone all'anno, invitando i pazienti che abbiano in casa confezioni del vaccino Fluad a verificare sulla confezione il numero di lotto e, se corrispondente ad uno di quelli per i quali è stato disposto il divieto di utilizzo, a contattare il proprio medico per la valutazione di un'alternativa vaccinale. Minacce al pubblico ministero reggino Giuseppe Lombardo, la telefonata anonima giunta questa volta ai centralini della Guardia di Finanza. Vediamo. Non è la prima volta che il magistrato di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, che indaga su mafia e appalti, riceve minacce di morte. Questa volta, come riportato anche sull'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, le minacce sono arrivate via telefono ai centralini della Guardia di Finanza. Diteglielo che lo facciamo saltare in aria sul serio. I 200 kg di tritolo sono sempre pronti, questa è la frase pronunciata, e poi ditelo a Peppe Lombardo che se non la smette lo ammazziamo. La voce anonima ha inoltre indicato una serie di punti della città attraversati dal PM impegnato tra l'altro nella vicenda Matacena-Scaiola e dalla sua scorta per tornare a casa. Sul grave episodio la procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo. Lombardo in passato ha ricevuto diverse minacce e non a caso conduce una vita blindata. Nel 2010 il PM fu destinatario di un proiettile, nel 2011 gli episodi furono numerosi. Il caso più eclatante è quando nel parcheggio del Tribunale di Reggio venne rinvenuta una bomba carta con accanto una foto del PM. Nel 2013 poi le conversazioni intercettate dagli inquirenti in cui alcuni esponenti del clan Labate dicevano a quello prima lo spariamo meglio è, riferendosi proprio a Lombardo. E poi un pacco spedito al PM in cui si parlava per la prima volta dei 200 kg di esplosivo pronti all'uso. Avrebbe cercato di far assumere la compagna, ancora a cronaca, minacciando un imprenditore di revocargli la concessione per la gestione del teatro. È stato arrestato con l'accusa di concussione l'assessore all'ambiente e alle attività produttive del comune di Palmi. Vediamo. Concussione, questa è l'accusa nei confronti dell'assessore comunale di Palmi, Giuseppe Isola, 47 anni, con delega all'ambiente, attività produttive e società partecipate, e della sua convivente Chiara Gentiluomo, 35 anni, architetto. I due sono stati fermati, per la donna sono stati disposti i domiciliari. A far scattare le indagini, la denuncia è presentata ad un imprenditore che agli inquirenti ha raccontato delle ripetute richieste ricevute dall'assessore comunale, il quale in più occasioni
Meloni avrebbe raccomandato l'assunzione della convivente e della sorella di quest'ultima, minacciando la revoca all'imprenditore e all'associazione culturale Leonida della concessione per la gestione del teatro e del ristorante annesso. L'uomo però non ha ceduto alle richieste e ha deciso di rivolgersi alla polizia locale. Così, al termine di articolate indagini, è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare dal GIP del Tribunale di Palmi, che ha accolto la richiesta del procuratore Emanuele Crescenti, e all'alba di oggi l'arresto eclatante. A Cosenza si sono costituiti due ricercati che erano sfuggiti alla cattura nell'operazione contro la cosca Rango dell''Ndrangheta effettuata nella giornata di ieri. Vediamo. Mancavano due tasselli per completare il quadro d'operazione congiunta ai polizie e carabinieri, coordinata dalla DIA di Catanzaro, che ieri ha portato all'arresto di 20 persone presunte appartenenti o collegate alla cosca degli Zingari. I carabinieri di Cosenza hanno tratto in arresto Celestino Bevilacqua, di 53 anni, e Antonio Abruzzese, di 39, che erano sfuggiti alla cattura. I due si sono costituiti al comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, il primo nel tardo pomeriggio di ieri e l'altro nella tarda serata. Inoltre, sempre nel corso dell'operazione di giovedì, che ha portato al fermo del presunto boss Michele Rango, che secondo le indagini dalla morte di Michele Bruni, dalla scomparsa del fratello Luca, avrebbe preso in mano le redini dell'attività criminale, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di munizioni due giovani, un 21enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 20enne. I due, in seguito alle perquisizioni effettuate, sono stati trovati in possesso di munizioni di vario calibro. E adesso parliamo dell'incidente aereo di Ciro Marina. Stamattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maurizio Primavera, il pilota dell'ultraleggero precipitato due giorni fa. La Procura della Repubblica di Crotone ha iscritto nel registro degli indagati Claudio Rende, e a lui che Primavera potrebbe aver lasciato i comandi del biposto. Ma per i particolari sentiamo Emilia Canone. I segnavento non sanno della tragedia e rimangono solitari sulla pista a indicare l'aria che butta. Ma non è una buona aria quella che si respira nell'aviosuperficie di Sibari. Non lo è più da quando, due giorni fa, l'ultraleggero partito da qui ha terminato il suo volo contro il tetto di un ristorante sul lungomare di Ciron Marina. Il cancello sbarrato dell'aviosuperficie segna il distacco tra la vita e la morte di Maurizio Primavera, 48 anni, pilota esperto e responsabile di pista. Rimane il nome impresso sulla grande insegna colorata di blu, lo stesso colore del cielo nel quale Maurizio si immergeva e danzava leggero. Una passione infinita per il volo, una passione che aveva trasformato in lavoro e in impegno civile. Sui resti del Piper, ora sottoposto a sequestro dalla Procura di Crotone, lo stemma della Protezione Civile. Nei mesi estivi Maurizio sorvolava le vette del Pollino per segnalare la presenza di incendi. Sul suo profilo Facebook, ancora attivo, ai comandi dello stesso aereo, Maurizio sorride, ed è un sorriso il suo che sembra dire: «Eccomi, è questo l'unico posto in cui desidero stare». Nell'incidente è rimasto gravemente ferito Claudio Rende, è indagato per omicidio colposo, un atto dovuto, certo, legato all'ipotesi che, alla guida dell'ultraleggero, mercoledì pomeriggio, potrebbe esserci stato lui. Ma perché l'aereo è caduto? Errore umano o guasto tecnico? Testimoni oculari raccontano che il velivolo, dopo una prima virata dal mare verso terra per sganciare biglietti di auguri sul ristorante, abbia iniziato a perdere quota. Solo il sopravvissuto, sperando che si riprenda, potrà spiegare cos'è realmente accaduto. Maurizio no, lui è in cielo, stretto nell'abbraccio delle sue amate nuvole. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, arriva da Serra San Bruno, è morta dopo settimane di coma Caterina Umbrello, la donna di 89 anni ricoverata a Catanzaro dopo aver battuto la testa nell'ambulanza che della sua abitazione l'avrebbe dovuta portare nell'ospedale di Serra San Bruno a causa di una febbre alta. È stata presentata una denuncia da parte dei parenti che dicono non si
può morire così. E restiamo a Vibo per parlarvi della scuola di polizia, vediamo. È considerata, e non a torto aggiungiamo noi, una delle eccellenze nel settore dell'istruzione. Proprio alla vigilia del suo 40° anno, la scuola allievi agenti di polizia di Stato di Vibo Valense, inaugurata nel dicembre del 1985, rischia di chiudere, cancellando così in un sol colpo la sua gloriosa, ma ancora breve storia. I segnali non mancano, a dispetto delle rassicurazioni giunte ai vari livelli, ma tutte screditate perché avvenute in campagna elettorale, nel mentre nei fatti il nuovo corso per allievi agenti è stato assegnato ad un'altra scuola, scartando chissà perché Vibo Valencia. Non sono pochi i motivi che consiglierebbero più saggiamente di preservare Vibo Valencia piuttosto che un centro del nord Italia come sembra avvenire in questo momento, e molte delle ragioni vengono confermate dal segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia. Prima di eliminare delle eccellenze come la scuola di Vibo Valencia bisognerebbe riflettere che è opportuno prima invece iniziare un processo di unificazione delle forze di polizia. Una volta che abbiamo tagliato degli alberi in più, allora poi andremo a valutare le fronde, se per caso ci sarà l'opportunità oppure se sarà consigliabile razionalizzare in altro modo, ma in questo momento è assolutamente sconsiderato. La scuola di polizia in un territorio come quello della Calabria e più in generale il Mezzogiorno è da considerare un presidio di legalità, di sicurezza. La sua chiusura può incidere anche su questo? Ma è sicuramente, è una presenza dello Stato, è una presenza delle forze dell'ordine. Sicuramente in questo territorio, tra l'altro, ha la possibilità di poter anche attingere a delle professionalità che si sono create nel contrasto alla criminalità, e quindi a poter formare in maniera adeguata le nuove generazioni di operatori di polizia. Per me è assolutamente sconsigliabile e da sconsiderato dover mettere in campo questo tipo di chiusura, come la chiusura del posto di polizia frontiera Gioia Tauro, come la chiusura del posto di polizia postale, perché sono tutti, voglio dire, manovre che vanno in unica direzione, tagliare per risparmiare, ma questi sono tagli lineari, tagli selvaggi che non vanno certamente nella direzione della funzione, del servizio e della sicurezza. Tiriamo il fiato, ma restiamo nel Vibonese, a Fabrizia, perché è iniziato proprio da questa cittadina il viaggio con destinazione Città del Vaticano, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa, del maestoso abete che sarà adibito ad albero di Natale in piazza San Pietro durante le imminenti festività di fine anno. L'esemplare di abete bianco prescelto, alto 25 metri, ha un diametro di 55 centimetri per 10 metri di larghezza massima della chioma ed un peso stimato di 80 quintali. L'albero di Natale, donato a Papa Francesco, proviene dalla zona montana di Passo dell'Abate ed è di proprietà del demanio della Calabria. Dopo il trasferimento in elicottero, l'abete verrà caricato su un tir che, scortato dalle volanti della Polizia Stradale, lo condurrà a Roma e a Città del Vaticano, per essere infine innalzato nel cuore di Piazza San Pietro. Noi torniamo in Calabria, in particolare a Cosenza, a Villa Rendano, dove è stato celebrato un tributo ad un grande musicista brasiliano ed è stato possibile ammirare anche una mostra dedicata al Brasile del pittore Francesco Gaetani. Vediamo. Sambando com Chico e il tributo affettuoso celebrato da Ugo G. Caruso e Lucio Montera a Chico Buarque de Holanda per i suoi 70 anni. Una vita la sua dedicata alla musica popolare brasiliana che Chico Buarque ha reso famosa in tutto il mondo. Nell'occasione è stato possibile ammirare anche la mostra che il pittore salentino Francesco Gaetani ha dedicato ai suoi viaggi alla scoperta del Brasile. Io sono nato in Salento e sono venuto in questa città già quasi 50 anni fa, dove ho insegnato al liceo artistico e poi mantenendo l'attività di artista, di pittore. E negli ultimi 5 anni vivo fra la Calabria, il Salento e il Brasile, dove ho potuto reinventarmi tutto un rapporto nuovo con la pittura attraverso i colori nuovi dei tropici. E in questo, diciamo, c'è tutta l'esperienza del viaggiare, non solo all'esterno, ma anche il viaggio interiore, che poi è quello che conta di più per me. Il Brasile è stato un valore aggiunto, nel senso che ho potuto vedere due elementi fondamentali.
la qualità della luce dei tropici e la incredibile giovinezza della popolazione e l'incontro delle razze, che in Brasile è visibilissimo, l'Africa, la parte india amazzonica e la parte portoghese, che sono fuse da 500 anni creando una varietà antropologica molto molto interessante per un pittore giunto alle contraddizioni sociali. Ora parliamo di donazione del sangue. A Rennes, presso il Museo del Presente, si è riunita la prima assemblea generale della costituenda sezione comunale dell'Avis rennese, un altro punto di riferimento sul territorio per diffondere la cultura della donazione. Vediamo. Quando apre una sezione dell'Avis è come se la solidarietà e l'attenzione per il prossimo mettessero radici in un territorio. E così anche a Rende si è deciso di far attecchire il seme dell'altruismo. La prima assemblea generale della costituenda sezione dell'Avis di Rende è stata l'occasione per far conoscere all'opinione pubblica le intenzioni e la progettualità dell'associazione, che vuole aumentare il numero dei donatori nell'Interland cosentino. È necessario avere delle sacche di sangue come sicurezza anche nel caso in cui ci sia bisogno appunto di trasfusioni, però allo stesso modo il sangue raccolto dall'Avis, ma da tutte le associazioni di volontariato che si occupano della raccolta del sangue, va anche a sopperire ai bisogni dei malati dei microcitemici. Molte persone hanno bisogno di sangue periodicamente. I progressi della medicina hanno determinato un aumento esponenziale della richiesta di sangue. L'Avis finora è riuscita a tamponare l'emergenza grazie alla capacità di promuovere e supportare la propria attività con l'utilizzo della autoemoteca, un mezzo che permette di raggiungere i cittadini diffondendo la cultura della donazione. Grazie ai sacrifici delle nostre associazioni, delle nostre sedi, siamo riusciti ad acquistare un'autoemoteca nuovissima, al passo con i tempi, rispondente ai requisiti normativi, quindi noi possiamo operare nel pieno rispetto della norma. Questione risorse. Dalle due convenzioni con l'azienda ospedaliera e azienda sanitaria, l'associazione riceve, o meglio dovrebbe ricevere, il supporto necessario per svolgere la sua fondamentale funzione. Mentre con l'azienda ospedaliera vengono rispettati i tempi, i pagamenti avvengono puntualmente, con l'ASP ci siamo trovati in difficoltà perché c'è un pregresso che non si riesce a rimborsare. Quindi noi soffriamo per questo, le Avis comunali accreditano ancora rimborsi da metà del 2012. La sezione di Rende nasce sulla spinta di un comitato promotore che ha deciso all'unanimità di intitolarla ad una persona che si è sempre spesa per gli altri. Per 40 anni si è dedicata con abnegazione, in maniera instancabile, all'Associazione Donatori del Sangue. E la signora Maria Capizzano, che non è più qui con noi, ma sono sicura che sarebbe stata felice di questo incontro di tanti volontari. Ora il calcio, aspettando il Cosenza che affronterà domenica alle 18 l'Ischia al San Vito. Catanzaro, Vigor Lamezia e Regina si preparano per affrontare i rispettivi impegni domani pomeriggio. Giallorossi e biancoverdi impegnati in trasferta, mentre al Granillo la Regina sfida il Benevento. Anna Franchino. Bocche cucite e porte sbarrate, il centro sportivo Sant'Agata è ormai da qualche settimana un fortino inespugnabile, vietato l'ingresso ad occhi curiosi ed in particolare a telecamere o obiettivi. Il diktat arriva dall'alto, nessuna distrazione o polemica, soprattutto visto che per la gara di sabato alle 17 con il Benevento, il tifo ha deciso di disertare gli spalti del Granillo, proclamando lo sciopero fino a data da destinarsi. Per le strade della città dello Stretto sono comparsi dei volantini affissi dai rappresentanti del tifo organizzato della Curva Sud e chiedono a gran voce al presidente Foti di farsi da parte. Il Catanzaro invece attraverserà lo Stretto per affrontare al San Filippo il Messina. La squadra di Sanderra, reduce dalla vittoria casalinga con il Barletta, è chiamata a riconfermarsi per ridurre il gap con le prime della classe. Fra le fila giallorosse l'ex di turno Stefano Maiorano, che ha vinto due campionati con la maglia dei Peloritani. Per la squadra è una partita normale, ci sono i tre punti in palio e quindi andiamo là e cerchiamo di fare il risultato. Poi personalmente ha un sapore un po' diverso, comunque ho fatto gli ultimi due anni
che ho vinto gli ultimi due campionati, quindi ha un sapore diverso, effettivamente è un sapore diverso. La Vigor Lamezia invece sarà di scena a Pagani senza l'infortunato Filosa e lo squalificato Puccio. Rientrano però Malerba e Montella. L'obiettivo è tornare a raccogliere punti in trasferta. L'ultimo successo risale al 5 ottobre con il Martina. Sicuramente veniamo da un periodo in cui c'è qualche acciacco di troppo, qualche squalificato e quindi ne prendiamo atto, fa parte di una storia di un campionato così lungo e sicuramente ci verranno a mancare due giocatori sotto il profilo fisico e temperamentale, soprattutto di grande livello agonistico. Quindi sarà comunque una mancanza, però saremo comunque in 11 e chi sostituirà questi due assenti sono sicuro che farà una grande prestazione. Ancora un altro giorno di allenamenti per i Lupi, che invece giocheranno domenica alle 18 al San Vito con l'Ischia. Uno scontro salvezza fra due formazioni desiderose di fare il risultato. Abbiamo parecchi scontri diretti di uno dietro all'altro e difatti la mia preoccupazione un po' è riportare quei giocatori che magari domenica rientreranno in campo dall'inizio, perché è stata una partita dispendioso, speravo di meno, ma purtroppo il calcio invece non ci si può gestire, il calcio è questo. E dunque mi auguro in questi giorni che il mio staff e i massaggiatori tutti lavorano per portare domenica più giocatori possibili nelle condizioni migliori. Chiudiamo con il meteo. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione atlantica citata nei precedenti appuntamenti sta interessando l'Europa occidentale. Un vasto fronte perturbato sta colpendo il Portogallo e le coste marocchine ed ha attivato correnti di scirocco sul nostro paese, causa della presenza di nubi alte e velature. La situazione rimarrà stazionaria anche nelle prossime ore. Il vortice ciclonico sullo stretto di Gibilterra continuerà a richiamare correnti sciroccali sull'Italia, determinando un ulteriore aumento termico per l'arrivo di aria mite dall'Africa e la presenza di velature che solo occasionalmente potranno generare locali piovigine. Andiamo a vedere quindi le mappe in dettaglio per la Calabria. Domani ancora diffuse velature, da segnalare ancora la possibilità di qualche piovigine sulle zone ioniche. Le temperature aumenteranno gradualmente e si attesteranno su valori decisamente oltre la media del periodo. Andiamo a vedere ora come si comporteranno mari e venti. Domani Tirreno poco mosso o mosso, Ionio molto mosso. I venti spireranno ancora da scirocco con intensità debole o moderata. Per ulteriori informazioni, infine, vi invito a consultare le mappe di previsione ad alta risoluzione all'interno del nostro sito internet www.cosenzameteo.it. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci a domani. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Io vi ricordo che maggiori approfondimenti li troverete nell'edizione, la prossima edizione alle 22:30 del nostro TG. Buon proseguimento.